Buonasera, buon lunedì, ben ritornati all'informazione locale di Radio Tele Appennino Parma. La chiusura del consorzio Love Taro Ceno continua a far discutere oggi. Il primo cittadino di Borgotaro, Diego Rossi, replica quanto affermato in una intervista data in onda la scorsa settimana sulla nostra emittente dall'ex presidente Claudio Agazzi. La cessazione dell'attività da parte della società Love Taro Ceno ha provocato alcune polemiche nelle quali è stato tirato in ballo anche il comune di Borgo Val di Taro. L'amministrazione comunale desidera pertanto replicare alle accuse che sono state mosse. Sì, in particolare riteniamo che sia opportuno fare alcune considerazioni e dare anche qualche approfondimento rispetto alle affermazioni fatte dall'ex presidente del consorzio Love Taro Ceno, affermazioni che lascerebbero supporre che il mancato supporto da parte degli enti pubblici abbia provocato la chiusura di un consorzio a tutti gli effetti privati. Prima di tutto va ricordato come tutte le amministrazioni dell'Alta Valtaro, compresa quella di Borgotaro, abbiano sostenuto e apprezzato l'idea originaria del consorzio Love Taro Ceno di creare uno strumento privato di promozione di tutti e 16 i comuni della Valtaro Valceno. L'idea era proprio vista positivamente in quanto dava uno sguardo dal punto di vista degli operatori commerciali larga di territorio. Tra l'altro corrispondente appunto all'ambito delle valli del Taro e del Ceno del nostro distretto, un modo che avrebbe potuto consentire davvero di andare oltre i confini amministrativi di ciascun comune, e quindi le amministrazioni si erano impegnate in questa direzione a sostenere un'azione di privati, di un consorzio privato. Fa pensare il fatto che poi il consorzio in realtà si sia concentrato esclusivamente su una piccola porzione di questo territorio ed esclusivamente anche poi per stessa ammissione dello stesso ex presidente del consorzio Love Taro Ceno, in particolare su un comune di 16, quindi già questo indica, come dire, una restrizione, un restringimento dell'azione del consorzio stesso. Va ricordato anche come l'impegno di tutti i comuni dell'Alta Valtaro in realtà sia stato molto concreto, intanto con un'azione politica che ha visto peraltro protagonisti in prima persona l'assessore al turismo del comune di Borgo Val di Taro insieme al consigliere regionale del territorio, nella relazione con la regione, con il GAL per trovare finanziamenti, ed alcuni di questi sono anche arrivati al consorzio Love Taro Ceno, e quindi io credo che anche di questo il consorzio debba dare conto. Debba dare conto in primis anche e soprattutto ai suoi associati. È anche interessante capire come mai quindi gli associati, che sono il cuore di un consorzio privato, sono scesi in questi anni. Forse perché la quota non corrispondeva poi ad un effettivo ritorno di attività a favore dei propri associati? Questa è una domanda naturalmente aperta, però sarebbe importante capire anche se il consorzio rispondeva a queste esigenze, anche appunto dagli iscritti. Ricordo peraltro che il maggior numero di consorziati era appunto del comune di Borgo Val di Taro. Forse buona parte dell'attività del consorzio non era poi svolta invece a promozione del comune e del territorio di Borgo Val di Taro. Viene anche ricordato giustamente che il consorzio Love Taro Ceno è stato impegnato nella gestione dell'ufficio comprensoriale, ufficio turistico comprensoriale con sede a Bedonia, ma come dice la parola stessa, quell'ufficio viene sostenuto anche grazie a contributi che arrivano con il supporto, grazie al supporto di tutti i 5 comuni dell'Alta Valtaro, non esclusivamente del comune in cui ha sede quell'ufficio. Quindi credo che vada inquadrata un po' più nella sua completezza questa analisi, e soprattutto non vadano cercati alibi, cosa che non mi aspetto naturalmente da un imprenditore privato capace e abile quale è appunto l'ex presidente del consorzio Love Taro Ceno, che quindi in questo frangente non deve trovare o cercare alibi
nella collaborazione più o meno marcata delle amministrazioni locali, ma deve fare una valutazione di mercato rispetto a quello che è stata l'organizzazione del consorzio. Dispiace quindi che una buona idea sia stata probabilmente gestita non in maniera corretta, soprattutto nella relazione anche con le istituzioni pubbliche, ma questo non toglie che l'impegno delle amministrazioni del territorio e anche naturalmente quella del Comune di Borgo Valditaro rimane molto forte, molto concentrata e anche a disposizione per un eventuale confronto. In piazza per sostenere Silvia Romano, sabato mattina un centinaio di alunni del liceo Zappafermi di Borgotaro si sono ritrovati davanti al municipio per far sentire, anche se da lontano, la propria vicinanza alla giovane volontaria rapita ormai un mese fa in Kenya. Siamo qui per dare la nostra testimonianza e soprattutto dare la nostra solidarietà a Silvia Romano. È stata catturata 32 giorni fa, quindi il 20 di novembre, e il liceo di Borgotaro ha voluto partecipare a questa manifestazione. Fra poco un centinaio di liceisti saranno qui, reciteranno 5 testi, 5 testimonianze per far sentire, anche se siamo lontani, a Silvia che siamo vicini a lei. Intersos c'ha dei volontari nei luoghi dove Silvia è stata rapita, e cioè nel Kenya del sud, è una foresta molto densa, questa ragazza non si sa ancora dov'è, e con questa manifestazione esprimiamo l'auspicio che sia liberata il più presto e che possa passare le feste natalizie con la sua famiglia. Partirà nel mese di gennaio a Borgotaro un nuovo corso di formazione rivolto ad imprese forestali del territorio parmense iscritte o che intendono iscriversi all'albo imprese forestali della Regione Emilia-Romagna. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per presentare domande di taglio boschivo per utilizzazione di tipo commerciale e per eseguire servizi e lavori forestali su aree in possesso di privati per ottenere la gestione aree silvo-pastorali di proprietà pubblica. Il corso, della durata di 60 ore, autorizzato dalla Regione, prevede una parte teorica e sviluppata in 5 appuntamenti serali e 5 giornate di esercitazione in bosco con istruttori forestali. Nella parte teorica verranno approfondite tematiche connesse alla silvicoltura, al nuovo regolamento forestale, alla certificazione dei legnami, mentre in quella pratica si approfondiranno le diverse tecniche di taglio. Seguirà una prova di valutazione per il rilascio del certificato di competenze. Le iniziative formative sono gestite dal Centro di Formazione Tadini, che da tempo organizza corsi forestali in regione e in particolare sul territorio di Parma e Piacenza. A gennaio si concluderà anche il percorso formativo attualmente in fase di svolgimento, che ha coinvolto 25 aziende provenienti, oltre che dai comuni parmensi, anche dalla Lombardia e dalla Liguria. Per iscrizioni e informazioni dovete rivolgervi al Centro Tadini chiamandolo 0523 524250 oppure consultare il sito internet centrotadini.com. Tombola di Natale a Bedogno, organizzata dall'Associazione Volontaria contro il Cancro Insieme per Vivere lo scorso 22 dicembre. L'incasso ammonta a 782 euro e l'associazione ringrazia i commercianti e gli artigiani per la grande generosità dimostrata nell'occasione e ringrazia anche tutti i cittadini che hanno preso parte in un momento dove, sottolinea, Insieme per Vivere, donare e aiutare gli altri non è poi così scontato. 88 88 30 1 3 tombola. No! È partito quest'anno da Bedogna il tradizionale ciclo di tombole natalizie organizzato dall'associazione Insieme per Vivere, che nei prossimi giorni toccherà poi altri paesi della Valtaro. Bedogna ha risposto bene, la tombolata si è svolta presso il salone parrocchiale e la popolazione ha partecipato in modo soddisfacente.
la gente ha partecipato in modo molto soddisfacente. I commercianti di Bedogna sono stati generosissimi, mai come quest'anno abbiamo avuto tanti premi, per cui quelli che sono venuti questa sera a giocare e che vincono sono stati molto fortunati, perché ci sono dei premi ricchi, dei premi molto belli. Il prossimo appuntamento sarà nella stessa serata, il 5 gennaio, sia presso il Palafungo di Albaretto che a Borgo Valditaro, e in quell'occasione ci sarà anche una sorpresa in entrambi i posti. Sì, siccome sarà la notte della Befana, la vigilia della Befana, la Befana arriverà circa a metà serata a portare dei doni a tutti i bambini presenti. Per cui invito la popolazione a venire numerosa il 5 gennaio. Naturalmente è un momento per Insieme per Vivere per trarre un bilancio dell'attività svolta nell'anno appena trascorso e anche illustrare i programmi per il prossimo anno. Sì, dopo aver avuto l'eredità della signora Raschi, con quello siamo riusciti a comprare degli strumenti molto, ma molto importanti, adesso ci siamo fermati un momento perché vorremmo, abbiamo proposto delle borse di studio perché vorremmo attirare a Borgotaro dei giovani medici, intanto gli specializzandi, che poi si possano fermare qui nel nostro ospedale, dato che c'è la foresteria già attrezzata, per cui avrebbero un rimborso spese, non si può chiamare borsa di studio, non la è un rimborso spese, vitto e alloggio. E vorremmo pensare a questo proprio per avere un maggior numero di medici qui nel nostro ospedale. Mancano davvero pochissime ore al Natale, allora entriamo nel giusto clima di feste con il bellissimo presepe allestito a Bedogna. Buonasera, siamo nella chiesa parrocchiale di Bedogna, siamo venuti con i ragazzi del catechismo a vedere il presepe che è stato realizzato da Andrea. Il presepe ha un'antica tradizione, è nato con San Francesco nel 1100 e in tutta la tradizione cristiana ha sempre avuto un'importanza, perché ci ricorda quello che è il mistero fondamentale per noi cristiani, che è appunto quello dell'incarnazione. Allora l'invito per tutti i bedognesi, ma anche tutti quelli fuori, a visitare questo presepe affinché sia un modo per vivere il Natale ancora con un atteggiamento ancora più profondo di fede e anche nella preghiera. Buon Natale a tutti!
ore 16 al Teatro Farnese di Borgo Taro si terrà la presentazione del libro di Ugo Vietti, Diavoli Rossi, 50 anni di basket a Borgo Taro. In serata alle 21 nella chiesa di San Domenico il tradizionale concerto di Santo Stefano con il Parma Brass, organizzato dall'Associazione Arti e Suoni e dal Lions Club locale con il patrocinio dell'amministrazione comunale. Quest'anno lo scopo è quello di raccogliere fondi da destinare al progetto dell'Emporio Solidale Valtaro. L'ingresso sarà ad offerta libera. Parliamo di calcio, la USD Varanese ha riunito tutti per il classico scambio degli auguri, un'occasione per tirare anche un po' le somme di questo anno ormai agli sgoccioli. È stata una vera giornata di festa quella andata in scena sabato 15 a Varano de Melegari, dove oltre 200 persone hanno festeggiato il Natale della stagione calcistica 2018-2019 della USD Varanese con il tradizionale pranzo sociale. Tutti presenti, dallo staff dirigenziale a quello tecnico. I mister Italo Folli, Domenico Manfredi, Mauro Vian, Roberto Silvanti, responsabile interno dell'Academy Milan, Nicolas Schiavone, Elia Agrimonti, Alessio Duranti, Alessandro Bergo, Michele Sardi, Marco Calici, Leonardo Gabelli, Giovanni Bosi e il direttore sportivo Marco Serventi Gabelli, che hanno portato il loro saluto sottolineando le tante soddisfazioni ottenute nel corso del campionato. Il presidente Fabrizio Venturelli ha ricordato quanto sia importante il lavoro di tutti all'interno della società e il ruolo chiave delle famiglie che permettono all'equipe della Varanese di proseguire e crescere. Una disciplina sportiva per i 93 giovani campioni di età compresa tra i 6 e i 14 anni, laddove il cuore verde batte più forte sia in campo che fuori e i risultati ne sono la testimonianza. Quest'anno, nel mese di luglio, è stato presentato il primo camp estivo di approfondimento tecnico grazie all'affiliazione con le giovanili AC Milan, concorsi a prezzi agevolati, ambizioni e progetti che la società porta avanti facendo i passi necessari per poter garantire una preparazione ottimale ai ragazzi iscritti alla Milan Academy, un camp che sarà riproposto sicuramente nella prossima estate. Siamo al meteo per domani, giorno di Natale, martedì 25 dicembre. Avremo sereno, poco nuvoloso, con banchi di nebbia e foschie nelle prime ore del mattino e dopo il tramonto sulle zone di pianura. Temperatura in generale flessione, più marcata sui rilievi e le zone collinari. Minima meno 1, massima tra 5 e 6 gradi. Venti deboli, moderati, tendenti a divenire settentrionali sul crinale appenninico. I programmi di RTA di questa sera iniziano alle 20.35 con Punto Sport, condotto da Giovanni Bonfiglio. Figlio alle 22 Atlas, alle 22.30 al telegiornale, alle 23 Balla che ti passa e a mezzanotte Rivediamoli del 1999. Domani invece alle 20.35 80 Nostalgia, alle 21.10 Epoca che storia, alle 22 Balla che ti passa e a seguire Rivediamoli del 1999. Bene, come di consueto vi lasciamo con i nostri auguri di Buon Natale. Quest'anno abbiamo scelto di proporvi e di farvi gli auguri con un brano che è stato presentato dal coro Voci della Valgotra di Albareto nel corso del concerto di Natale tenutosi a Bedonia. Quindi da noi tutti di RTA, serene feste, torniamo giovedì 27 dicembre. Auguri!